Sul sito del Comune di Sassari è pubblicata la graduatoria definitiva per il reddito di inclusione sociale. Nei 30 giorni previsti, il settore coesione sociale ha esaminato la documentazione integrativa necessaria per la regolarizzazione delle istanze e ha predisposto le graduatorie definitive delle priorità 1, 2 e 3. Per motivi di privacy non è presente l'indicazione dei nominativi dei beneficiari. Le singole posizioni sono identificate con il codice numerico consegnato al momento della presentazione della domanda. Le pratiche delle prime due graduatorie sono state 670 e tutte potranno beneficiare del contributo per 6 mensilità, mentre dei 1.070 richiedenti la priorità 3 è in regola con la documentazione, 730 potranno ricevere subito il sussidio. Per quanto riguarda i 340 che al momento non potranno beneficiare del REIS, si attende l'accreditamento del saldo dalla Regione e per loro si procederà allo scorrimento della graduatoria sino a esaurimento delle risorse trasferite. Nei prossimi giorni i beneficiari riceveranno un SMS con indicato il giorno in cui potranno riscuotere il contributo presso le filiali della tesoreria comunale. Dopo i recenti fatti che hanno investito il quartiere di Santa Maria di Pisa e che ha visto scontrarsi un gruppo di cittadini di quel quartiere con un gruppo di profughi ospitati nei locali del PIME, il Partito dei Sardi ritiene venuto il momento che fra le forze civili e politiche della città si rifletta sull'accaduto. Pur ribadendo che il fatto come quello appena ricordato trova la nostra completa disapprovazione, afferma il Partito dei Sardi, non si può comunque dimenticare che gli episodi di intolleranza stanno nella nostra città pericolosamente aumentando. Sarebbe semplice a questo punto inquadrare l'episodio come uno dei tanti fatti che in questo momento accadono in Italia e in Sardegna e che per fortuna interessano solo pochi esagitati. Il Partito dei Sardi prosegue in una nota, non ritiene quanto accaduto un fatto isolato da inquadrare come un episodio di ordine pubblico. Dal loro punto di vista lo ritengono un brutto campanello di allarme che investe profondamente il modo di intendere la città e il modello di civiltà. Come Partito dei Sardi, continua la nota, riteniamo che le forze politiche e sociali della città si incontrino al più presto e tengano conto non solo della complessità del problema, ma anche delle possibili soluzioni da adottare. Come Partito dei Sardi, su alcuni punti si ritiene comunque giunto il momento di essere molto chiari. Inoltre, è importante ricordare, come nella maggior parte dei casi, i quartieri dove attualmente si trovano le strutture di accoglienza sono totalmente lasciati al loro destino e risultano peraltro in parti della città già di loro oberate da profonda sofferenza sociale. E in particolare che il numero dei profughi che dovrebbero essere ospitati nella nostra città è abbondantemente superato di oltre il 50% rispetto alle presenze previste. Come Partito dei Sardi, termina la nota, riteniamo che su questi argomenti le forze politiche e sociali della nostra città si debbano al più presto confrontare. Anche a Sassari tutti dovrebbero conoscere ed applicare le normative per tutelare il diritto alla mobilità dei portatori di handicap, in modo particolare gli articoli 27 e 28 ex legge 118-71 e successivo regolamento attuativo. L'articolo 27 prevede che le nuove costruzioni di edifici pubblici, compresi quelli scolastici, prescolastici e di interesse sociale, debbono essere senza barriere architettoniche. In nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai disabili. In tutti i luoghi dove si svolgono manifestazioni o spettacoli pubblici di nuova costruzione devono prevedere e riservare posti per disabili non deambulanti. Gli alloggi dell'edilizia economica e popolare, siti nei piani terreni, devono essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta. L'articolo 28 insiste particolarmente sulla necessità di rimuovere gli ostacoli negli edifici scolastici per permettere l'accesso ai ragazzi disabili. Nonostante questa normativa, gli enti pubblici hanno tardato nell'applicazione a causa della scarsità di risorse e soprattutto alla mancanza di sensibilità nei confronti delle problematiche dell'handicap. Per questo motivo il legislatore ha varato un provvedimento che prevede sanzioni per chi non rispetta la normativa e finanziamenti per chi intende applicarla.
Si tratta della legge 41 del 28 286, legge finanziaria, confermata e ampliata dalla legge 104 92 articolo 24. In particolare si stabilisce che tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 1389 sono eseguite in conformità delle disposizioni di cui alla legge 118 71. Viene stabilito inoltre che il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità alla legislazione in materia e sanzioni per il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti, qualora l'edificio pubblico o privato aperto al pubblico sia in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche. Un nuovo incarico ad alta specializzazione è stato affidato all'architetto Alberto Marrone per la gestione del servizio patrimonio del comune di Porto Torres. Il sindaco Sean Wheeler, a conclusione della procedura selettiva pubblica, ha conferito con decreto l'incarico al funzionario tecnico categoria D3, prima in servizio nel comune di Alghero, con contratto a tempo pieno e determinato della durata di 3 anni. L'annuncio di una new entry era stato dato dal primo cittadino durante la seduta dell'ultimo consiglio comunale. Nei prossimi giorni arriverà in comune una figura professionale altamente specializzata, aveva detto Wheeler, per la ricognizione e la gestione del patrimonio comunale. Nel 2016 la Giunta aveva approvato il programma triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2016-2018 che prevedeva, tra le altre, l'assunzione a tempo determinato di un funzionario tecnico. In seguito erano state definite le linee di indirizzo per la selezione di una figura di alta specializzazione da assegnare al servizio patrimonio. Infine, il 21 febbraio era stata indetta pubblica selezione ed approvato il relativo bando che ha visto l'assunzione temporanea di Marroni all'interno della struttura comunale. Amici di TeleG, buon sabato a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Parliamone. Oggi dedicheremo questa puntata al centro storico di Sassari. Infatti mi trovo nel cuore di questa città, esattamente in Corso Vittorio Emanuele, dove andremo a capire ed intervistare direttamente voi cittadini. E allora venite con me e parliamone. Intanto io sono qui presente al Corso Vittorio Emanuele da dicembre dell'anno scorso. Noi ci occupiamo di arte e cultura e cerchiamo di far rivivere un attimino il centro e richiamare un po' l'attenzione del pubblico che da questi anni, negli ultimi anni si è perso un po' questa abitudine di venire al centro storico, di fare la passeggiata, di vedere cose nuove, cose belle. Questo come mai? La grande crescita dei grossi centri commerciali che offrono magari degli spazi magari più ampi, dove la gente può anche andare a parcheggiare tranquillamente senza dover pagare il parcheggio e poi magari essere anche al coperto, perché comunque è un luogo di ritrovo, alla fine diventano dei luoghi di ritrovo, non solo per fare le compre ma luoghi di ritrovo, però è preferibile scegliere più il centro storico che comunque ha sempre garantito lo svago e il commercio di qualità. Quindi come si vive la realtà qua al centro storico di Sassari e quali sono le problematiche che si riscontrano quotidianamente? Ma diciamo non si vive male, insomma bisogna saperci convivere. Certo, la realtà di oggi è diversa da quella di 20 anni fa, con l'arrivo degli extracomunitari che comunque a mio avviso sino adesso non ho mai avuto nessun problema con loro, anzi cerco di interagire anche con loro. Davvero qualcuno l'ho anche ospitato in galleria a esporre delle sue opere, quindi, perché anche tra loro ci sono artisti, ci sono gente che ha studiato, non sono soltanto diciamo tra virgolette delinquenti o sbandati. Insomma. Certo, non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Infatti tant'è vero che adesso apriremo un corso di disegno e ci sarà con noi anche un ragazzo di un centro di accoglienza e probabilmente se non ci saranno degli aiuti economici da parte di chi gestisce il centro lo ospiteremo noi gratuitamente. E ci troviamo in compagnia di Mariella. Allora Mariella, come si vive qui al centro storico? Bene, io vivo bene. Sì. Raccontaci un po' la realtà di questo. La realtà di Sassari è che
diciamo che ci sono tante persone, multietnica, quindi a me piace, perché ho girato, sono stata in Arabia, in Libia, quindi ho visto parecchie realtà. Sono stata a Taranto, sono stata a Vicenza, perché mio marito lavorava fuori. Quindi posso dire che qui io, a Sassari poi ci sono nata, mi trovo bene e mi piace la multietnicità. Questo mi piace, perché comunque ti rapporti con altre persone. Invece lati negativi che ha riscontrato? I lati negativi sono ovviamente Sassari, se è più pulita è meglio, perché è bella Sassari, a me piace. Signor Costantino, allora ci racconti come si vive la realtà qui nel centro storico di Sassari? Guardi, la realtà del centro storico di Sassari è una cosa penosa. Veramente stiamo arrivando che è diventando un coprifuoco, cioè di giorno, la mattina, la sera, qui non c'è proprio niente. E siamo veramente disgustosi, noi disgustati, non io ma bensì tantissima gente, commercianti, come ben vede stiamo chiudendo ogni giorno, ne chiude uno e non saprei cosa dire di peggio, cosa sta succedendo a questo. Faccio un elenco di tutte le cose che non funzionano. Guardi, non funziona, soprattutto non funziona, come si può dire... come stiamo vivendo, si esce e c'è coprifuoco, sia la sera alle 8 c'è coprifuoco, a pranzo c'è coprifuoco, i commercianti sono delusi, vai a comprare una cosa e sono tutti quanti disperati, licenziando dipendenti, chiudendo negozi, la città è invivibile, in tutti i sensi è invivibile, anche io contesto anche questa ZTL che è una cosa squallida, perché secondo me questa città non ha bisogno di una ZTL perché non è... una città come... non c'è un qualcosa che ti fa piacere uscire da casa. E la gente è disperata, io sono disperato perché io vivevo in questa città mattina alla sera, adesso non esco più neanche da casa perché non so cosa fare dalla mattina alla sera. Grazie signor Costantino, allora... dico una cosa, spero che le cose cambiano alle nuove votazioni, spero che cambino, perché veramente siamo sull'orlo della crisi. Come vedete mi ritrovo in un vero e proprio salotto qui nel centro storico di questa città. Allora, come si vive qui a Sassari? Allora, siccome io sono stato fuori decine d'anni, prima a Sassari si viveva benissimo. Era una città divertente, culturale, era una città piena di brio, trovavi gli amici ed eri contento. Oggi non trovi più nessuno, a parte l'età, che molti sono morti, ma anche quelli che trovi sono tristi, perché non c'è più nulla, hanno distrutto tutto, il centro è vuoto completamente, se ne vanno via, se ne vanno, pensi lei, a fare la vita nella zona industriale, pensi che sciccheria è questa, è Sassari. Ha capito? Hanno chiuso il centro, hanno tolto le macchine e hanno tolto anche la vita. Grazie, ma passiamo qui. Lei è il signor? Antonio Corda. Allora, signor Corda, come si vive qui nel centro storico di Sassari? Quali sono le problematiche che si riscontrano? Ma io dico che si vive bene qua. Si è tranquilli, il centro è non è invaso da extracomunitari che sono tutti in periferia, fortunatamente. No, vai a vedere la Conad, vai a vedere anche Cavour, sono pieni. Fortunatamente sono tutti in periferia, quindi viviamo bene per quello. A parte questo ci sono anche altre cose che ci vuole dire? A parte questo, contrariamente a quello che dice il mio amico, è bene che ci siano i centri commerciali fuori, i negozietti del centro non servono a niente, ormai il commercio è tutto in grande stile, per cui bisogna andare nei centri commerciali per comprare, è inutile andare nei negozietti qua del centro, che se chiudono è meglio che chiudano. Tanto non... E come vedete ognuno dice la sua, chi più, chi meno, chi più positivo, chi più negativo, ma anche per questa puntata è tutto e vi saluto con questo mio gruppo di amici che ho trovato qui a Sassari al centro storico e vi do appuntamento alla prossima puntata sempre con Parliamone! Grazie. Madu
Ben ritrovati amici, siamo ancora all'era della pizza 2.0 qui a Lippunti. Vi farà strano un po' la persona che ho vicino perché non siete stati mai abituati a vederla. Questo signore si chiama Agostino ed è niente meno che il papà di Matteo. Niente, ben trovato Agostino. Niente poco di meno. Allora, ma padre di Matteo. Questo danno che hai fatto nel creare questo ragazzo è stato veramente un grande errore, ma... ben ripagato, ben pagato perché si è rifatto, diciamo. Si è rifatto. Sì. È un ragazzo serio, sì, dai. Un ragazzo venga, bravo, merita. E soprattutto è un artista. E poi merita. Ma è figlio d'arte, ovviamente. E certo che sì. Da quante generazioni? Da mio padre, da me e poi. Quindi. Poi c'è anche tutto l'ambaradan, tutto il discorso delle che abbiamo avuto sempre. Come ristorazione abbiamo avuto una trattoria a Sassari per tanti anni, mio padre e mia madre, e lui è rimasto nell'ambito della, non della ristorazione del ristorante, ma bensì della pizzeria. Lo sai che oggi dobbiamo preparare un piatto composto? Sì. No, perché sono appena arrivato e proprio non so nulla. Non sapevi niente, io ti ho preso, ti ho beccato, ti ho portato qua davanti forse alle nostre telecamere, ma era giusto che... Forse è per quello che mi ha fatto venire, ti vuol dire delle cose, ah, mi ecco, ha detto. Te l'ha fatta apposta, sì, ok. Sì, sì. E io infatti, come vedi, ti ho beccato subito. Sì, sì. Bene, allora io ti lascio perché devo andare da Silvia, che ci sta preparando oggi un piatto composto. Piatto vediamo. Composto, bravissima Silvia, sì. Anche Silvia è una ragazza veramente merita. Abbiamo già avuto bravo, modo la scorsa sì. settimana di valutare di le sue competenze. Sì, è brava. Va sì, bene, grazie merita. Agostino. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Allora, andiamo a trovare Silvia, che la vedo già impegnata ai fornelli. Guardate, guardate qua. Questa è già alla piastra. Ciao Silvia. Ciao Graziano, bentornato. Cosa ci abbiamo di buono oggi? Un bel piatto composto oggi ti facciamo mangiare. A base di? Verdure e carne di vitello. Fatta come? Scusa, di vitello. Fatta come? Tacchino. Impanato da noi. Tacchino quindi. Tacchino. Okay. Leggero per l'estate. Mamma mia che profumo questi peperoni. Mamma mia. Intanto ci ha anche raggiunto Matteo, la cotoletta di tacchino è già pronta e la mettiamo in frittura. Ciao Matteo, ben ritrovato. Ciao Matteo. Ciao. Come stai? Benissimo. Senti, eravamo con tuo padre poco fa, ha detto sì, che è stato sì. un errore no, quello no, che ti messo al mondo. No. Magari all'inizio. Eri un po' birba all'inizio. Come si sta comportando oggi la signora Silvietta? Mi ha appena chiesto il piatto. Venite che gli prepariamo il piatto. Perché da all'era della pizza, quando tu dici vieni che gli prepariamo il piatto, sembra quasi che gli dobbiamo fare uno scherzo. Ma non è così. Prepariamo il piatto perché qua vi mangiate anche il piatto. Ah, ecco, ho capito. Vi mangiate finza che rubiato. Ho capito. Ma adesso di che piatto si tratta? Questo è una focaccia salata dove andremo ad adagiare tutte le verdure. Quindi non è servita sempre su un integrale. Piatto in ceramica, ma su un piatto di pasta. Perché la legge dice che non si possono servire i piatti, deve essere tutte cose o che si buttano o che si mangiano. Allora noi lo facciamo mangiare il piattino. E quindi è proprio il caso di dire quando vengono qua si mangiano anche il piatto. Sì, sì, è proprio vero. Vedi, questa è una bella iniziativa. È una focaccina integrale con il nostro impasto, sempre bella alveolata, bella idratata, che la andiamo ad adagiare dove Silvia ha preparato già. Vedi, qua è tutto espresso, grazie. Però le sue verdurine sopra, adesso vi fa vedere Silvia. Però guardate un po', guardate un po', guardate. Ma Silvia, posso chiederti una cosa? Ma quanto pesa sta cotoletta? Questa non è una cotoletta, questa è Piazza d'Italia. Anzi, questa è una delle più piccoline, eh? Pure. Perché ci ha detto che sei a dieta, quindi un piatto veloce, leggero. Se no, in teoria sono più grandi. Senti, Matteo, ma questa oggi me la puoi servire al tavolo? Cosa dici? Se mi accomodo... E ti faccio vedere una novità che è per tutti gli amici, per la privacy, perché qua siamo all'era della pizza 2.0, ma l'era della pizza 2.0 vuol dire innovazione, vuol dire... caratteristiche di lavoro. Senti, nuove. Allora facciamo una cosa, accompagnami al tavolo che vado, mi siedo e ritiriamo. E prendiamo, cosa devo prendere? No, ti serve tutto Silvia. Ah, ecco, ci porta tutto Silvia, noi andiamo ad accomodarci. Intanto Silvia, mentre Silvia è in piatta
e il nostro buon Augusto continua ad inquadrare lei, noi ci spostiamo e andiamo a prendere posto al tavolo. Questo che è? Aspetta, questo un attimino che poi... che adesso Augusto faremo vedere. Dopo che ecco qua, guardate che bello questo piatto. Guardate che bello questo piatto. Sì, me lo fai vedere direttamente al tavolo. Me lo fai vedere direttamente al tavolo. Allora, siamo... Che cos'è questo? Ti viene consegnato, questo ti dicevo, l'era della pizza 2.0, l'innovazione. Ti viene consegnato questo dischetto che avrà un numero che tu appoggerai sul tavolo. Come senti, sta vibrando perché il tuo piatto è pronto, vedi? Numero 2, sì Silvia, ti avvicini qua la Silvia. Ah, eccolo qua. Consegni il tuo dischetto. No, beh, a me portamelo tu, Matte. E beh... allora signori, però non manca niente qui, proprio siamo al completo. Allora amici, abbiamo Matteo, pane, siediti vicino a me, vieni qua che ora mi spetta una, un enorme sacrificio. Pane, cotoletta, verdure grigliate, non si può chiedere di più dalla vita, quindi Agostì, è una bella cosa. Bella e buona, specialmente. Buona te lo dico fra un attimo. No, è garantito. Ok, bene, amici dell'era della pizza, amici di TeleG, anche per oggi abbiamo concluso. Come vedete qua il mangiare è eccellente. Le pietanze di Matteo sono proprio, non ci sono confronti, e vi giuro che venire qua è sempre un piacere, quindi veneteli a trovare. Loro sono nella zona industriale Predanieta, nella strada 11, a fianco a Mauris. Ciao a tutti, buon fine settimana, buon sabato, un buon pranzo a tutti, possiamo iniziare. Ciao. Tanto, ciao. Maduliva pizza, a pizza, a pizza, cavo un marolandop, cavo un marolandop, maduliva pizza. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. We'll be right back.
Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente tutti i giorni alle ore 16, alle 18.30 e alle 23 circa. Domenica 12 novembre alle ore 20 presso la Chiesa del Carmelo a Sassari, concerto vocale strumentale con l'associazione Arpe Diem e insieme vocale Nuova Eufonia in occasione della settimana culturale Edmondo Crovetti organizzata dall'associazione bandistica Città di Sassari. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30. Dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.